usata nei teatri del Seicento, viene riscoperta e utilizzata per rendere le immagini tridimensionali. Sembra fantascienza, un dispositivo che trasforma le immagini 2D di uno schermo, come quello del vostro smartphone, in una stupefacente rappresentazione tridimensionale. Eppure si tratta di un trucco, un'illusione ottica che si usava già nei teatri del XVI secolo. Il principio pare sia stato messo a punto dall'inventore napoletano Giovan Battista Della Porta e consiste nel proiettare insieme quattro immagini dello stesso oggetto sulle pareti di una piramide, in modo che possa essere osservato da tutti i lati dell'apparecchio, così da fornire l'illusione della tridimensionalità. L'effetto è indubbiamente spettacolare, ma la vera innovazione è quando si abbinano i sensori di movimento in modo da interagire direttamente su quello che si trova all'interno del proiettore olografico. Holus dovrebbe essere in commercio per l'estate del 2016. Il costo si aggirerà intorno agli 800 euro per la versione base. Scegli l'aroma che ti mette di buon umore, la sveglia dell'ultimissima generazione lo diffonderà per te ogni mattina. Cambia la suoneria, cambia la stazione radio, ma la sveglia.